Eccoci qui, siamo in onda, perfetto. Gunbird 2, sempre l'1, sì, vabbè, andiamo direttamente al 2. Qua iniziamo una delle, intanto che avvio, degli sparatutto della Psychio, che sono una marea e sono, hanno delle meccaniche simili, come possiamo vedere nelle illustrazioni a lato. Siamo nel 98, se non sbaglio, sì. Intanto avvio, faccio il ROM check. Siamo nel 98, questo sì, è uscito per arcade, ce l'ho per PlayStation 2 ad esempio, perché l'ho trovato in uno scatolone fabbricone, come li chiamo io, quelle ceste dove ci sono i giochi super scontati, a 2 euro me lo sono preso per PlayStation 2. E è uscito nel 2000 per Dreamcast con un personaggio speciale che è Morrigan di Darkstalker, perché era pubblicato da Capcom in quel caso, in quell'occasione lì. E adesso voglio lasciare scorrere l'intro, però se, come avevo già visto era senza audio, fa vedere un po' i personaggi. L'illustratore è Masato Natsumoto, questo non lo sapevo, infatti perché l'avevo già visto, però ho detto, ma questo chi è che ha fatto questi disegni? È il mangaka che ha fatto, per dirne uno, Record of Lodoss War, che è famosissimo, tra l'altro c'è stato anche un gioco recentemente, intanto mettiamo qualche credito. Gambardo, perfetto, aumentiamo un po' il volume per me che non lo sento. Gambardo. E Masato Natsumoto, sì, anche qualcosina per l'SNK, tipo fumetti su King of Fighters. Va bene, dai, giochiamo. Qua la storia è molto semplice, sono sei personaggi, non in cerca d'autore, poi in verità sono cinque, forse uno era segreto che... vabbè, io prendo medio, non lascio scorrere. Devono trovare tre elementi per esprimere un desiderio, non so bene, adesso andiamo a capire bene. Come ogni gioco della Psychio, devi sparare tutto, ecco, intanto giochiamo. Va in loop, vedete sullo schermo c'è scritto uno di uno, perché siamo nel livello del primo loop. Cosa vuol dire loop? Che il gioco si ripeterà da capo una volta finito per vedere un finale alternativo, un migliore, forse il vero finale. Adesso io lo gioco due volte perché è veramente molto corto. Cioè i livelli. Ecco già, sono morto. Comunque rispetto agli altri giochi Psycho, questo è abbastanza semplice. Cioè il pattern delle astronavi non è così incredibile come magari può succedere in una delle serie principali che è Striker 1995. Infatti volevo portare quello, ma è stra difficile. Ecco, i tre personaggi che stanno correndo saranno poi il primo boss. Poi dopo li vediamo meglio. Se tu prendi le medaglie mentre sflashano, guadagni 2000 punti anziché 200. Questa è una meccanica introdotta poi anche nei. Introdotta qui, mi pare, e poi anche nei. Say what? Nei Strikers, comunque. Ecco, questo è il classico trio drombo, per dire, no? Come era sugli Atom, sono i classici cattivi di queste cose, no? Un po' dei cartoni giapponesi vecchi, che era il triplo, c'era una, diciamo, una femme fatale con due sgherri, uno smilzo e l'altro un po' più tarchiato, diciamo. E il pattern comunque non è proprio impossibile, anzi molto semplice. E possiamo fare un attacco unico per ogni personaggio tenendo premuto, che nel mio caso, mamma mia, è questo. E una volta lanciato, beh, questo qui non è un problema, mi preoccupa quando fa quell'altra mossa. Posso tenere premuto in modo che mi fa il fuoco automatico, perfetto. Cioè, insomma, e vengono bruciacchiati proprio come il triodromo. E questo è l'elemento sole, sì, hai bisogno di altri due elementi. Esatto, lo devono collezionare questo tipo di cose. Poi ho preso lei perché non conosco bene i personaggi, però ogni personaggio ha la sua caratteristica e il suo sparo speciale. Allora, mi sto ingavinando gli occhi, giuro. Perché poi ho il computer un po' lontano. Ecco, dicevo, questa meccanica di prendere mentre sflash poi è stata introdotta negli Striker successivi, che è questa serie degli aeroplani sempre di Psycho. Poi dopo di Psycho vediamo anche Samurai Aces, vedremo, che ha uno spin-off a scorrimento orizzontale, adesso. Però oggi volevo questo, perché è l'ultimo che farò della settimana. Mamma mia, che roba. Però comunque, rispetto...
Ah, non ce l'ho fatta più. Rispetto a Striker, è molto più semplice. LTU, cos'è che ha detto? Già siamo al secondo boss. Sì, perché i livelli sono relativamente corti. Il trucco è fare dei micro spostamenti, cioè spostarsi solo quando è necessario. Però adesso, per esempio, adesso perché devo anche spiegare la lore, mi rimane un po' più difficile. Non mi gustano troppo tipo questi sparatutto. Non so se potrebbe essere considerato. Ecco, faccio la mossa speciale che trasforma tutto in bullet hell quando il pattern è esagerato. Non mi sembra esagerato, mi sembra uno sparatutto normalissimo. Certo, difficile per carità. Che elemento abbiamo preso? Minotaur but beauty. Ah, bella sta battuta. E niente, quindi terzo livello, terzo elemento. Poi non so se ci sarà. Cioè, non sarà finito chiaramente. Sarà il solito livello finale. Come in tutti i giochi, tu devi premere ripetutamente per sparare. Ma appena tu hai fatto l'attacco caricato, aspetta, faccio la mossa speciale. Puoi tenere premuto e spara automaticamente. Ah, questo non l'ho visto proprio. No, qua mi sono incasinato, la uso. We can afford to fail. Esatto, comunque questo tipo di nemici li abbiamo visti anche, se ne so, sui Predatori del Tempo, gli Ataman, Calendar Man, no? Ma come? Non ero dentro, non ero in mezzo. Ecco, come classico c'è un boss robot dopo aver sconfitto la versione navicella. Questo cos'è? Tipo un lottatore di sumo mecha, bellissimo. Ecco, la barra che c'è sotto determina anche la potenza, quella dove c'è scritto livello 1 dell'attacco caricato. The mixing is done. E quindi già abbiamo fatto. Cosa succede? Perché questo non me lo ricordo per niente, sinceramente. Camiseria. Ah, ecco, non ho visto. Non ho attivato la chat per vedere se qualcuno effettivamente. Ecco, infatti sono morto, devo usare una special e temporeggiare. Ok. Vabbè, dopo metto un credito. Facciamola, perché ci sono già due bombe che possiamo recuperare, quindi. Oh, parlano troppo veloce, non riesco a leggere. Nice bomb. No, troppo, troppo. Non ce la faccio. Perché poi nei giochi, soprattutto, più tipo anche i Dodonpachi, quelle robe lì, c'è la hitbox, tu puoi vedere la hitbox della tua navicella, perché giustamente è solo un pallino. Mettiamo un po' di crediti sulla fiducia. Gambado tu. Poi in verità, anche se lì non c'è scritto, si può usare anche un terzo bottone, che è l'attacco melee, che. Oh! Aspetta! Porca miseria!
che consuma un po' della barra, come anche l'attacco caricato effettivamente. Infatti io dovrei magari accumularlo più di più, distruggendo i nemici. Infatti adesso ce l'ho giallo. Ok, ha aperto una caverna, andiamo. Esatto, il gioco non è ancora finito. Mamma mia, è proprio tempestato. Mamma mia. Oh, niente. Ormai avevo perso il flow. Tanto, innanzitutto facciamo una mossa speciale per resettare la situazione. No, non è stata molto efficace, perché la sua, mi sa che la sua peculiarità è proprio salvarsi più che infliggere danno. Siamo morti insieme, perché più che altro alcuni pattern. Ok. No, ho sprecata. Che mi scordo che non è una ultimate, una smart bomb offensiva. Ah, cazzarola, così? Si sono ingavinati letteralmente gli occhi. Mi dà gusto, quando poi uno ci prende la mano. Io una volta ne giocavo una marea di questi. Avevo preso anche Dodonpachi per Xbox 360. No, qua era da usare. Facciamo l'attacco melee. No, niente. Ma questo è abbastanza un pattern semplice, anche se sembra complicato. No, non era finita l'invulnerabilità. Ok. Siamo dentro la terra, qualcosa sta fluttuando. Dove vivono gli dei, adesso vediamo. No, no, il dio vive. Ma dai, non ero safe? Qua non si è mai safe. Bisogna avere una precisione veramente minuziosa per schivare queste cose. Ah, lì è troppo ingavinato. Pensare che al secondo loop i proiettili saranno ancora più densi. Questa è stata ottimale, guarda che roba. Niente, sempre col boss. Quanto avevo speso? Se fossi stato 20 euro ormai. Eccolo. No more play now, Blade, gimmick. Finish it off. Eh sì.
Non ci stavo vedendo nulla. Nice bomb. E non riesco a capire dov'è la hitbox. Dovrebbe essere la testa del pupetto. Oh. È vero, questo potrebbe essere benissimo la testa del pupetto in questo gioco qua. E vabbè, dove vado? Ah no, c'era un buchetto in verità. You're hot. Siamo a 1 e 7. Quanti livelli ci saranno? Forse questo è l'ultimo. Presentiamo un attimo la situa. Eh sì. Richiede una concentrazione esagerata che adesso io non ho. Dai, per uno ce l'avevo fatta. No, questa era semplice, solo che stavo caricando altre cose. Pensavo di essere vulnerabile. È difficile portare gli shot em up. Almeno facciamo un long play, lo vediamo tutto, anche per curiosità. Così almeno abbiamo visto diverse cose. Eccolo, tutti gli elementi. Sei storia. Oh. No. Chi sarà mai? Oh, non so, mi aspettavo un boss finale diverso, sinceramente. E questo il momento. Oh, mamma mia, che pattern. Quelli a rosetta, poi. Tipo qua, dove vado? Che sono accumulati. Medium Wish. Esatto, adesso io posso esprimere un desiderio e cominciare con il secondo loop. Io pensavo che dovessi fare un... Ah no, è diventato troppo grande. E adesso inizia il 2-1 con un nuovo livello. Questo è esclusivo in teoria. Infatti dicevo, strano che non sono morto ancora.
Però qua non dà l'idea di essere in loop. Invece nell'altro gioco, nella serie Strike, riparti proprio dal primo livello. Invece questo è un livello esclusivo. Poi dopo non so se si ripetono, vediamo insieme. Dopo penso ci sia anche un altro boss finale, credo. Qua l'ho accumulati troppo, devo... Bella, qua è una testa di qualcosa. Questa è difficile, eh. Non ci vedo, non ci vedo. Ah, ok, questo si torna al primo livello. Forse il segreto è eliminare subito i fastidiosi. No. Se ti incagli a destra o a sinistra è la fine. Un attimo, mi stavo ingarbugliando. No, si aggiungono sempre più cose. Ma questi erano spari a forma di... Sì. Ah, e poi si distrugge in spari, tu pensi. Ok, siamo già a buon punto, siamo al secondo loop, terzo livello, che poi in verità è il secondo. Sicurezza faccio. No, avevo accumulato abbastanza cose. Questo di prima. Oh.
Eh sì. E dove passo? No, è proprio quello esterno. Ma questi ci hanno studiato, a far sti pattern proprio per essere più maledetti possibili. Oggi non c'è nessuno di bello. Poi mi rifarò in altri generi. Questo è giusto per fare. Con questa prima tranche di giochi abbiamo un po' coperto quasi tutti i generi basilari del MAME, diciamo, cioè della sala giochi. In questo caso cosa possiamo trovare? Poi ho alcune chicche che vedremo poi prossimamente. Che poi questo non è neanche tanto. Sì, l'ultimo mi ha preso. Vabbè che è invincibile. Questa è l'aquila. Che poi i boss neanche li ricordo bene, perché stavo più concentrato sugli spari che su chi li spara. Wait a minute. Ok. Oh, quello da dietro tanto. Ah. Ma già quando ci sono questi mecha qui e un paio di tizi standard, vedi, non si capisce niente. Io cerco di giocare al massimo, però non ce la faccio. Richiede una concentrazione inaudita. Oh, oh, oh. Dai, comunque siamo. Ci siamo, eh. Ah, le sfere che sparano altre sfere. Poi il loro simbolo è simile a quello di Yattam, che richiama forse un teschio. Subito, puff, smitragliata. Barrage di colpi. No, questo non ce la faccio. Poi abbiamo detto è aumentata la densità, cioè ha scritto, cioè l'ho letto, che al secondo giro. Guarda, finché era così, poi dopo vedi ti mettono mille robe in più. Bello, si è trasformato in un io che mi lamento dei shoot'em up. No, non è che mi sto lamentando, però mi piacciono molto, ma bisogna saperci giocare un botto. Io adesso ho una vita proprio che non ci metto mano su ste cose. Guarda che roba, come fai? Sto invecchiando. Poi in compenso, l'altra sera mentre testavo il MAME, sempre per fare queste live, sono riuscito a finire un gioco che non pensavo, non neanche morendo troppe volte. È un picchiaduro molto importante, sarà penso l'episodio finale di questa season, nonché
uno dei miei giochi, no preferiti, però il personaggio è uno dei miei preferiti, è rimasto poi nel cuore, ecco. Anche qua mi ricordo le piante di prima. Poi il pattern non è neanche esagerato, solo che è velocissimo, guarda che roba. Avremmo speso miliardi su sto cabinato. Niente, questo me lo devo non portare più i giochi Psycho. Capirai, io volevo portare Striker, che se tu prendevi tutte medaglie d'oro potevi vedere il pilota, sono tutte pilotesse, diciamo, non so come si chiama, pilota donne, insomma. E se tu prendi tutte medaglie d'oro, cioè se prendi pochi punti non si svelano neanche, rimangono con l'elmo, comunque col casco, insomma, con la tuta. Se fai un tot di punti si svelano il volto e poi si svelano tutte, insomma. Io ho fatto sì e no due medaglie d'oro in tutto il gioco. Invece in questo non c'è particolare bonus. Forse mi pare di aver letto che prima del secondo loop, se facevi un tot punteggio, potevi scegliere altri desideri e cambiare il finale. Non ho capito bene. No. Adesso chi era il Mac? Ah, questo, eh. Subito, appena aperto le mani, l'Asur. L'ho cancellata tutta perché sennò è infattibile. Quanto mancava? E questo doveva essere l'ultimo, vero? Il tempio qui. Che però siamo un numero in più, perché abbiamo fatto un livello in più, quindi questo era l'1-6 e siamo il 2-7. Se la matematica non è un'opinione. Perché abbiamo fatto un livello extra che c'è solo nel loop 2. Ah, gli infamoni, questi ce li ricordiamo, stavolta non ci fregano. Usiamo la special. Ah, come smitragliano anche questi. Uno può pensare, non ci stai neanche provando. No, guarda, ti giuro, guarda. Cioè, come ho visto la mia navicella. No, un attimo ci ho avuto l'ultra istinto, ma è impossibile. Manco il tempo di usare la bomba. Fatica. Là ci siamo, eh. Adesso c'è il trio. Ah, subito così.
Non ce la fa. Sembra proprio un... uno scambiabare quasi. Ecco di nuovo il nostro amico elefantino. Ma poi questo l'avevo visto, sicuramente l'avevo finito. Prima di prima. Adesso campo di queste bombe che ho trovato, dai. Max Chain una, perché quelle medaglie prese flashando sarebbe. Quindi niente, finito così. Non ci dà neanche la soddisfazione. Forse perché abbiamo fatto schif. E niente. E questo era Gunbird 2, uno dei tanti sparatutti della Psycho. Abbiamo detto, uscito poi anche, siamo nel 98, uscito 2 anni dopo, quindi su Dreamcast con personaggi extra, tra cui Morrigan. Ecco, Masato Natsumoto è il disegnatore, quello che è appena apparso, e... ed ecco, qui si conclude l'episodio di oggi di Un'estate al Mame e ci vediamo lunedì questa volta con, speriamo, un gioco un po' più tranquillo e semplice. Però non escludo di riportare un altro sparatutto Psacchio, tanto che appare il titolo. Ok, metto pausa e intanto che vi saluto esco dalla diretta. E grazie per essere stati qui o per chi c'è e per chi ci sarà. E ci vediamo Un'estate al Mame lunedì.